Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. E salutiamo il nostro amico Paolo Rusconi, che sale la scala del primo piano di questa struttura sportiva, conciata, come state vedendo. Siamo sempre qui con Hermes, vi faremo vedere diverse cose molto interessanti. Paolo, vieni! Cari amici, siamo giunti al primo piano, un passaggio abbastanza particolare da una scala, e arriviamo qui e troviamo tutto in queste condizioni, tutto spaccato, buchi su ogni parete come se ci fossero delle finestre. Pensiamo, ma ne abbiamo quasi la certezza, visto che abbiamo visto delle persone che si allontanavano, al di là dei pernotti, che venga anche qualche ragazzetto a fare i graffiti e a giocare a uno, non sbaglio, perché abbiamo trovato tantissime carte di uno sparse dappertutto. Se venite da questa parte vedrete un po' di scritte che sicuramente vi faranno pensare. Vieni Paolo. Ecco, questo luogo ci stupisce appunto per le immagini di membri e per le scritte, appunto per il sesso mercenario, selvaggio, con tanto di contatti internet. Anche questa è una cosa che potrebbe essere preoccupante, dato che la struttura è pericolosa, è frequentata male, e se qualcuno si fa attirare magari per queste cose potrebbe subire qualcosa. Guardate qui, addirittura con tanto di numeri di telefono, sopra c'è anche specificata l'attività svolta, diciamo, in preferenza, credo. Ma è tutta così, vedete, bestemmie, guardate, bestemmie, sempre membri, da tutte le parti. E continuiamo tra le varie particolarità del posto, altre scritte con riferimento Insta, che sarà Instagram, col nome. Vieni Paolo. È molto utilizzato qui Instagram, da quanto vedo, perché anche qui, vedete, Insta, sono un fallito, T.ROIA. Troviamo anche cibo del McDonald's, tanto di sacchetto. E qua c'è la carta del panino, del Big Mac, cos'è, un Big Mac o no? Sì, Big Mac credo. E una curiosità che vedrete nel video, questa è una di quegli apparati che è stato buttato dentro la piscina, che vedrete insieme al famoso carrello di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, ma che conferma quello che noi diciamo. Degrado, carrelli, eccetera. Thank you.
Niente, qua possiamo vedere i resti dei cioccolatini che hanno lasciato gli occupanti della struttura, che quando ci hanno visto arrivare se la sono data a gambe e questo è quello che hanno lasciato, ecco. Quindi diciamo che non è gente che fa la dieta, dato l'alto livello di calorie, non come noi. Qua continuiamo a trovare incendi e bombolette utilizzate per fare tutti questi murales, se così li possiamo definire. Più che altro sono scritte equivoche, incinti. Vodka come se fosse acqua dentro le bottiglie imboscate negli angoli. Forse fanno qualche festicciola, ma sta roba qua gli fa anche male. Quindi direi che è meglio innaffiare il pavimento. Abbiamo recuperato anche un'altra bottiglia, da non confondersi con quella di prima. Questa è ammoniaca, sarà veramente ammoniaca? Sì, questa è veramente ammoniaca. Ci chiediamo cosa ci faccia qui tra le bombolette, le Monster, il gioco dell'uno, la vodka da bere e l'ammoniaca assieme. Non vorrei che fosse qualche gioco strano, noi segnaliamo tutto e portiamo via. Andiamo avanti, grazie Paolo Rusconi. E qua, come potete notare, hanno messo dei mattoni per creare dei sedili, mettersi intorno e in mezzo c'è un incendio. Ovvero si mettono qua probabilmente di notte con un fuoco acceso. Tra l'altro c'è ancora dell'acqua, quindi vuol dire che l'hanno fatto massimo ieri notte, se ancora è dura l'acqua, con dei sedili. A parte che abbiamo visto delle persone uscire, quindi probabilmente hanno buttato l'acqua in quel momento. Però ci sono dei sedili ed erano seduti qui intorno. Tra l'altro abbiamo trovato anche della vodka qua dietro, quindi probabilmente usano questo cerchio per bere. E scusate, arrivo anch'io che stavo guardando un'altra situazione. Ha detto benissimo Frank, situazione veramente sconvolgente. Perché? Perché è capitato spesso durante questi anni, io da anni faccio questa cosa, di vedere persone che per un motivo o per l'altro cascassero dall'alto in qualcuna di queste strutture. Ci sembra stranissimo che, dato che la struttura è conciata in questa maniera, vedete tutti i mattoni in giro, i pezzi spaccati eccetera, che non sia stata almeno demolita la scala, per impedire almeno in un pezzo che forse è più pericoloso degli altri, appunto l'ingresso di tutti quanti quelli che possono entrare, con buone o cattive intenzioni. Cioè, qui veramente è una situazione vergognosa di cui la responsabilità è ben chiara, quelli che hanno amministrato fino ad oggi, perché questa proprietà molto grossa fa parte di un comune, il comune è amministrato, qualcosa deve pure fare. O cosa si pagano a fare sti politici, non lo so. Anche perché rischiano da soli, buttando giù i muri, lì possiamo vedere un buco che dà verso l'esterno, quindi se già la struttura non è sicura, figuriamoci col fatto che loro picchino. Oh, ma l'hai visto il passamontagna, la confezione del passamontagna?
Addirittura qui la scritta "Hai fame?" con l'emergenza delle Pringles in caso di appetito. Perbacco. Allora, Frank, continuiamo questo nostro passeggio. Troviamo una mascherina gettata lì, quindi vuol dire che è periodo della pandemia, qualcuno qua ci è venuto. Infatti che abbiamo visto oggi la gente. E poi notiamo un angolo simpatico. Da una parte c'è un membro un po' stravagante, disegnato su una parete, e a lato c'è scritto "Pisciamo assieme". Questo mi farebbe pensare a un posto con una sessualità un po' particolare. Comunque, poi fuori potete vedere tutto quello che viene buttato anche fuori dalla struttura, sedie, secchie, pezzi di tubo, tutto quello che non serve. Non ci manca niente. Devo dire che qui a Cesano Boscone non ci manca niente. Allora, ci troviamo qua appunto nella struttura di Cesano Boscone, la piscina di Cesano Boscone che è stata edificata quasi 15 anni fa. La cosa che fa rabbia, lo dico da sportivo, che la struttura era quasi completa, era praticamente i lavori erano giunti al termine e non ha lavorato neanche un giorno. E quindi vederla oggi in queste condizioni, occupata, vandalizzata, sicuramente fa molta rabbia e non sono cose che comunque vanno bene, ecco. Ma la domanda che ti faccio io in questo momento è questa: ma a Cesano Boscone altre strutture sportive di questo livello ci sono? No, direi proprio di no. Questo qua poteva essere una grande opportunità per Cesano Boscone per crescere comunque come posto e Invece non hanno no, combinato niente. assolutamente nulla e questo è quanto. E poi ricordiamoci che quando si edifica qualcosa si leva del verde, si spendono dei soldi, soldini pubblici. Quando finiscono così fa veramente arrabbiare. Andiamo avanti. Sì, vediamo anche questo tubo con dentro delle cose, sembra fatto per pernottare, per Diamo starci dentro. un'occhiata. Ok, sì, c'è dentro una ciotola per mangiare, non so se per esseri umani o animali, un bastone Anche un bastone c'è? e... Sì, un bastone anche abbastanza prepotente. Prendilo, va. Prendilo, va. Non lasciamogli gli oggetti strani. Eccoci qua. Bella foto. Ed ecco cosa servono i carrelli, come vi dicevamo l'altra volta, anche per fare da scaletta temporanea in queste proprietà, anche se il nostro Hermes non ne ha bisogno. Andiamo avanti, grande. Tutto per mettere in difficoltà i visitatori. Come stai dicendo, Frank, qua c'è più di un ingresso e più di un'uscita, alcune sono rese difficoltose appunto da oggetti che sono stati abbandonati nel mezzo, e nel frattempo troviamo anche una bombola del gas, che non manca mai, che non manca mai. Nascosta ovviamente la bombola del gas.
eccoci qui. Cesano Boscone, City Report. Cari amici, da Cesano Boscone direi che abbiamo terminato insieme ad Hermes, Frank, Paolo Rusconi e a tutti gli occupanti abusivi che ci hanno lasciato qui cioccolate e schifezze varie scappando fuori. Ci auguriamo che questa situazione, siamo in piena estate, come vedete fa caldo, venga risolta prima magari del prossimo inverno, così che l'estate prossima questa struttura possa magari funzionare e dare sollievo ed essere utile ai cittadini che abitano da queste parti. Per oggi è tutto, alla prossima, City Report. City Report!